E la Western Australia, che è enorme, anche questo è un giro meraviglioso. Buonasera, prego, comodi. Se non mi sbaglio, quando mi ha chiamata mi ha accennato che, esatto, no, ma mi ricordo di lei assolutamente, che abbiamo organizzato insieme il viaggio per il Vietnam. Com'è andata? Ne sono contentissima, veramente, ero sicura che le sarebbe piaciuto. Immagino anche che sia rimasto soddisfatto del giro e dell'organizzazione che gli ho procurato. Ok, sempre bello quando un cliente ritorna soddisfatto. Allora, quindi mi dica tutto, io intanto prendo appunti. Quindi, prossimo viaggio, prossima avventura, dove pensava di andare? Australia, wow, meraviglioso. È il primo viaggio in Australia o è il primo? Ok, va bene. Questo agosto. No, non è un problema per l'organizzazione in sé, il primo sono i voli. Quindi per i voli avete già prenotato per Singapore, cioè avete già i voli per Singapore. Ok. Quindi se non ho capito male, avete provato un pochino a organizzarla da soli, ma effettivamente l'Australia è molto grande. Agosto comunque è l'ora inverno, quindi preferite rivolgermi a me per avere un pochino di chiarimenti e magari un tour organizzato a quelle tappe, eccetera. Allora, non c'è problema, appunto, tolto il problema del volo, dovremmo prendere solo dei voli da Singapore all'Australia, dei voli interni, quindi quelli, soprattutto i voli interni, non cambiano molto di costo, devo dire. Adesso sono comunque relativamente economici, ecco. Quindi, volevate, per Singapore vi siete già organizzati, volevate passarci 2 o 3 giorni? O lo usate solo come scalo? Ok. Quindi magari se ci scappa un giorno dove va bene, ma non è la priorità. Vorreste vedere, quindi se più città, più natura, se avevate già in mente qualcosa, se avete sentito qualcuno che ha fatto questo viaggio. Altri suggerimenti prima che mi ci serva a dirmi il mio parere.
Va bene. Quindi, in sostanza, prevalentemente natura e anche mare e magari alcune gite anche per vedere degli animali. Ok, allora, andiamo subito a vedere. Allora, intanto prendo la guida. Un po' vecchio, però tanto ci serve solo la mappa con le strade, eccetera. Allora, intanto l'appoggio qui. Molto bene. Allora, la prima domanda che ti voglio fare è, vabbè, mi hai detto che hai 3 settimane. Purtroppo gli spostamenti comunque 4 giorni li rubano fra una balla e l'altra perché dovremmo prendere parecchi voli. L'Australia purtroppo o si hanno mesi o bisogna prendere voli interni perché appunto è come muoversi per l'Europa veramente. Insomma, gli spostamenti sono lunghi. Allora, ci sono diverse opzioni che posso proporle. Le posso proporre. Abbiamo intanto 4 regioni dell'Australia, vediamo un attimo qui. Siccome anche la Lonely li divide così. Abbiamo 4 zone principali. Il New South Wales, in cui troviamo Sydney, Melbourne, Adelaide, Canberra. È una zona stupenda, però è la zona forse più fredda d'agosto, quindi non so quanto sia piacevole andare lì proprio in pieno inverno. Melbourne è proprio fredda, è come se fosse il nostro inverno, il nostro gennaio-febbraio. Abbiamo poi il South Australia e la Western Australia, che è enorme, anche questo è un giro meraviglioso, stupendo per la costa e anche un po' l'interno. E poi abbiamo il Northern Territory che è molto, molto deserto. Abbiamo Darwin, abbiamo questa zona che è piena di foreste. E abbiamo il centro che fa parte del Northern Territory, ma è centro e siamo alla famosa Uluru e Alice Springs. Quindi queste sono le zone. E secondo me ha senso valutare un Western Australia o un Queensland. Quindi un Western Australia partendo da Perth e arrivando a Broome, quindi partendo da qui e arrivando a Broome, perché fino a Darwin secondo me è un po' lunga, un po' forzata. Ed è veramente bello a Shark Bay, bellissimo. Anche qui c'è un po' freddo. In realtà è la zona perfetta, anzi che è consigliato fare nell'ora inverno perché ha temperature anche più miti, è il Queensland. Il Queensland è appunto questa zona in cui abbiamo anche la grande barriera corallina, quindi appunto anche per vedere la fauna. Visto che vorreste anche fare magari un road trip, c'è una costa stupenda, magari ti propongo un giro. Allora, guarda, intanto, sai cosa? Ti scarico anche una mappa.
simpatica, turistica. Ok, che ho qui, fatta da un'illustratrice che mi piace molto. E te la stampo, quindi aspetta. Adesso facciamo partire la stampa e dopo ti do anche questa illustrazione così. Guardiamo un attimo il giro. Intanto volevo guardare prezzi di voli, così insomma anche darti un minimo. La mappa che ti ho stampato e questa poi la puoi tenere. Adesso la andiamo a vedere e ti sfoglio anche. Delle immagini, dai, poi ti spiego bene il giro. Allora, in realtà partiamo da Uluru. Uluru è famosissima. Eccola qui. Vediamo se riesco ad ingrandirla. E questa è Uluru. Benissimo. Se posso farle vedere anche qualcos'altro, ingrandisco tutte le immagini. Appunto tutto il deserto intorno, in cui c'è anche una piccola cittadina, quindi è veramente un paesaggio
rossissimo, molto particolare e molto affascinante. Anche qui ci sono altre immagini della strada che comunque ha il suo fascino. Passiamo alle Whitsunday Islands, che sono invece nel nord. Queste isole bellissime sono descritte come alcune delle isole più belle del mondo. Anche un'altra isola, questa è un'isola di solito della barriera corallina che si può visitare in giornata, che si chiama Fitzroy Island, ma ce ne sono tante. Ce ne sono un po', c'è la Green Island, come questa, insomma, ci sono varie isole più o meno grandi che si possono visitare anche in giornata. Abbiamo Fraser Island vicino a Brisbane. Questo lembo di terra è speciale. Infatti, guarda il mare. Ed è molto incontaminato e da qui si possono anche nel periodo, sì, nel periodo di agosto vedere, da giugno a settembre, vedere le balene che vengono in un mare un po' più caldo durante l'inverno dell'Antartide, quindi salgono. Bene, adesso, prima, dopo aver fatto vedere le immagini, faccio vedere un pochino la mappa, il giro che pensavo di farvi fare e poi guardiamo un pochino gli aerei e il budget. Ok, benissimo. Allora, accennato, ci sono tantissimi viaggi che si possono fare in Australia. Di solito si fa questa costa o la costa del sud. E fare anche questo deserto che è meraviglioso. E questa costa meravigliosa. È un po' fredda, come
io volevo proporti un giro diverso e adesso ti faccio vedere. Prendo la mia penna. Allora, noi voleremo da qui, voi volerete da qui e da qui si vola o verso Melbourne o verso Sydney. Poi da qui o da qui si vola qui e vediamo se è segnato l'aeroporto. Qui abbiamo Alice Springs, che è diciamo la città più famosa in cui ci si ferma, in cui si organizzano le gite per il centro. E da qui appunto passerei 3 giorni nel deserto. Poi da qui cercherei di volare verso Brisbane. Perché io poi vorrei farvi fare questa, diciamo un po' è Golden Coast, un po' è costa della Great Barrier Reef, comunque questa zona, questa strada fra Brisbane e andiamo al nord fino a... facile. Ah, questa piccola cittadina qui, Cairns, scrive Cairns, ma io non la so pronunciare, non l'ho mai saputa pronunciare in 10 anni di lavoro qui. Detto questo, quindi, qui e qui, passiamo per Fraser Island, facciamo tutta la costa. E poi pian piano ci si può anche fermare in mezzo, anche per magari visitare diverse isole della barriera corallina, perché dal sud al nord sono comunque un po' diverse. Qui in questa zona dovremmo avere le Whitsunday Islands, che come ve l'ho fatto vedere sono meravigliose. E arriviamo al nord e da qui farei un po' di gite in giornata. Cairns è famosa appunto perché partono tantissime gite in barca in giornata verso la barriera corallina. Da qui volerei di nuovo verso sud, perché da qui purtroppo non ci sono voli per Singapore, e partirei da qui e tornerei o a Sydney o a Melbourne. Non sono sicura dei prezzi, ma dovrebbe costare molto molto poco questo volo interno, massimo 150 euro, comunque un volo di 3 ore e da qui poi ripartiremmo verso Singapore. Questo è il giro, glielo faccio vedere anche qui. Qui con questa mappa si vedono un pochino di più le...
geopolitico, economico, ma geografico. Molto bene. Direi che questo giro ci ha convinti abbastanza, d'accordo, ne sono contenta. E adesso volevo solo guardare appunto i voli. Singapore-Melbourne, comunque bello lungo, sono 6-7 ore di volo, dipende da dove si parte, anche 7 ore e mezzo, quindi è un bel volo. Però per risparmiare si può anche pensare di farle con compagnie, tra virgolette, tra virgolette. Low cost. Come ad esempio Scoot, che è la compagnia low cost di Singapore Airlines, quindi comunque si parla di un sottobrand di una delle compagnie migliori al mondo. Singapore, Melbourne, Singapore, Melbourne dovrebbe costare circa dai 150 e 300 euro, però ripeto sono 7 ore e mezza di volo e penso anche che più o meno Singapore guardiamo, sì, 250 euro, 7 ore e 35 minuti, sempre con appunto la Scoot. C'è ovviamente anche l'opzione di prendere Singapore Airlines, quindi fare un volo un pochino più comodo, però l'aeroporto si chiama Ayers Rock. Però poi giuro, Cala, il problema dell'Australia più che altro sono effettivamente i voli. Si può anche saltare Uluru, però è veramente bella. È veramente un peccato. Mi dispiacerebbe molto farvela saltare, onestamente. Potreste passare una giornata, tre quarti di giornata, comunque una notte, un pomeriggio e una mattina pieni a Sydney. Cosa ne dite? Che secondo me come clima è meglio. Se non vi piacciono le città, cioè se non siete molto interessati, ci sta a passarci appunto un pomeriggio. Vedere giusto la Sydney Opera House e cose insomma più famose, poi ovvio che sono città molto belle e varrebbe la pena visitarle con calma, ma secondo me voi volete dare la precedenza all'altro, come è giusto che sia in base ai vostri gusti. Quindi abbiamo Sydney, Ayers Rock, e cercherei di starci 3 giorni pieni.
sono più che sufficienti. Andiamo poi da IS Rock. Il problema di IS Rock è che è un aeroporto che molto spesso vola su Sydney e su Melbourne. Però guardiamo se riusciamo a farlo lavorare, se riusciamo a far coincidere le date con Brisbane. Sarebbe perfetto, così prendiamo un volo in meno, che è sempre meglio sia per il portafoglio sia per l'ambiente. Ok, ci riusciamo. E giovedì 10 agosto c'è un volo che costa anche 130 euro ed è 3 ore di volo, quindi è veramente poco, da IS Rock a Brisbane. Perfetto, quindi, e da Brisbane appunto abbiamo detto che prendiamo il van e ci facciamo tutta la costa da Brisbane a Cairns, non so dirlo, comunque, quindi ci facciamo Brisbane in van o in camper, decideremo. E arrivati a Cairns, io farei delle gite in giornata. Dal nord, da Cairns, io prenderei il volo di ritorno o per Melbourne o per Sydney. Melbourne costa 73 euro, cioè 3 ore e 30 di volo. E guardiamo invece per Sydney 91. Mi segno alcune cose perché mi sono segnate qui sulla carta, ma preferisco segnarmelo un pochino anche sul computer. Se volete, appunto, vi faccio anche per tutta, soprattutto la costa, vi faccio anche le varie tappe. Poi il bello di essere in van è che in realtà, se un posto vi piace, potete rimanerci un po' di più. Non avete purtroppo un'esagerazione di giorni, per dire, se mi piace un posto ci sto 5 giorni, ma una notte in più, assolutamente. Poi.
notizie, gliele passo per mail, ok? Un attimo, magari chiede il parere anche a chi verrà con lei in viaggio sui costi e poi torna da me. Se vuole prendiamo già un impegno. Guardiamo calendar. Io riesco anche la prossima settimana se vuole. Sì, stesso giorno, stessa ora di oggi riesco. Intanto sono contenta che le sia piaciuto il giro che ho pensato per lei. Benissimo. Allora, noi se non sento nulla, ci vediamo la settimana prossima. Perfetto, ma la ringrazio. Arrivederci, buona serata. Non si dimentichi, questo l'ho stampato per lei.